Ciao a tutti e bentornati in questa nuova ricetta. Oggi prepareremo gli involtini di Verza, che in Piemonte sono famosi con il nome di caponette. Per preparare una decina di involtini, che basteranno per 4-5 persone, ci servirà mezza cipolla, io ho scelto quella rossa, ma va benissimo anche quella bionda o quella bianca, una carota, che ovviamente andremo a pelare, lavare e pulire. E infine ci servirà uno spicchio d'aglio. Qui potete scegliere voi la dimensione, vi consiglio sempre però di togliere l'anima in modo tale da renderlo un pochino più digeribile. Una volta mondate tutte le nostre verdure, potremmo tagliarle grossolanamente ed inserirle in un mixer, così da creare una sorta di soffritto a grana abbastanza fine, ma non che diventi una poltiglia. Questo perché? Questo perché ci darà decisamente più gusto come ripieno. Una volta fatto ciò, prenderemo il nostro protagonista, cioè il cavolo Verza, e inizieremo a sfogliarlo. Vi consiglio di eliminare le prime foglie, diciamo, del cavolo, che sono sempre le più coriacee e verdi, e iniziare a prendere quelle un pochino più di media dimensione. Ci serviranno ovviamente una decina di foglie o anche 11 o 12, magari. Preparatene qualcuno in più così che se si dovessero spezzare o rovinare possiamo poi fare un po' di decoupage per creare i nostri futuri involtini. Una volta scelte le nostre foglie, le andremo a lavare. Appunto, tolte tutte queste prime foglie, raggiungeremo il cuore del cavolo Verza. Anche questo ci sarà utile. Infatti, dovremmo spezzettare un po' di foglioline, quelle decisamente più tenere del cavolo, e ricavarne un 200-250 grammi, appunto, per le porzioni che vi ho dato prima, in modo tale da tagliuzzarle ed utilizzarle poi per il ripieno. Prendiamo quindi una padella e a fuoco alto mettiamo un paio di giri d'olio, siate abbastanza abbondanti. Una volta caldo potremmo soffriggere quelle che erano le nostre verdure iniziali ed una volta raggiunto, diciamo, un livello di stufatura adeguato di questa prima parte di soffritto, potremmo andare ad aggiungere il cuore del cavolo Verza che abbiamo tagliuzzato grossolanamente in precedenza. Dovremmo dargli una cottura di circa 5-10 minuti, sempre a fiamma viva. Più o meno vi accorgerete che andranno bene quando il volume di tutte le verdure in padella si sarà dimezzato. Ovviamente saliamo a nostro piacere e gusto. Nel mentre che le nostre verdure si appassiscono, noi andiamo a mettere sul fuoco una bella padella di acqua che dovrà diventare bollente, dove aggiungeremo un po' di sale e un po' di aceto. Perdonatemi qua, mi è saltato un pezzo di video. Come potete notare, alle verdure una volta stufate e quindi dimezzate di volume, ho aggiunto 250 grammi di macinato misto, sia di vitello che di suino. L'ho tutto un po' spezzettato e ho iniziato a farlo croccantizzare in padella. Quindi la cottura qua la portiamo avanti un po' ad occhio, vi do più o meno altri 10 minuti, giusto come indicazione. La carne deve asciugarsi e iniziare a diventare un po' croccante. Più sarà croccantina, più rilascerà gusto a tutto il composto. Così facendo avremo la base del nostro ripieno. Nel mentre che la carne cuoce e raggiunge il nostro livello di cottura desiderato, l'acqua, che abbiamo messo a bollire avrà raggiunto appunto l'ebollizione. A questo punto possiamo andare a tuffare le nostre foglie di cavolo, quelle che abbiamo scelto prima, quelle un pochino più dure, e farle cuocere una, due, massimo tre alla volta per un paio di minuti, così che si ammorbidiscano ma non si sfaldano. E ovviamente poi le andremo a scolare e conservare in una ciotola. Queste foglie faranno da involucro al nostro involtino di Verza. Siamo quindi alle fasi finali della preparazione del nostro ripieno, riprendiamo il nostro frullatore che, come potete vedere, io non ho lavato, anzi, lasciamo un po' di verdure che rilasceranno ancora gusto. Prendiamo due fette di pan bauletto e di pan carré, le spezzettiamo e le andiamo a frullare con circa
una mezza tazzina di latte, dipende che pane scegliamo, in modo tale da creare qui invece una bella poltiglia che aggiungeremo poi al ripieno di carne e di verdura ormai cotto per permettere, questo è un po' il mio ingrediente segreto che metto nei capunet, perché questa è brutto chiamarla poltiglia, però come potrete notare così diventerà, rilascerà invece totale morbidezza al ripieno degli involtini, che è la cosa più importante. Un caponetto asciutto è un caponetto che non è venuto bene. Questo assolutamente ricordatevelo anche per il futuro, perché questo sarà un ingrediente segreto che salverà questa ricetta tutte le volte. Una volta aggiunto anche il bambaoletto ormai triturato, aggiungiamo un 50 grammi di parmigiano di grana, un uovo, e qua possiamo dedicarci un po' a scegliere le nostre spezie preferite. Io ovviamente ho aggiustato di sale, poi ho messo pepe nero e noce moscata che mi piacciono molto. Si può mettere anche timo, oppure se volete fare un caponette che si allontana dall'originale, però con un gusto ancora più deciso, potete mettere della curcuma. Io però vi consiglio appunto pepe, sale e noce moscata per rimanere il più possibile vicino agli originali. Una volta preparato il nostro composto di ripieno, che sarà bello appiccicoso e bello consistente, andiamo a preparare le nostre foglie sbollentate. Come potete notare, ho tolto tutta la parte centrale della nervatura del cavolo, quella la dovete togliere assolutamente perché non cuocerà mai abbastanza e anzi darà solo durezza, quindi la eliminiamo. Riuniamo poi i due pezzi di foglia di cavolo verza, ci mettiamo in centro il nostro ripieno, siate abbondanti perché il ripieno è buono e quindi deve essere bello protagonista. Andiamo quindi poi a piegare i lati verso il ripieno e poi ad arrotolare così che rimanga tutto bello compatto. E come potete vedere, il nostro involtino di verza è già praticamente pronto. Si prepara veramente in poco tempo e vi assicuro che vi darà grandissime soddisfazioni. Lo mettiamo in una teglia da forno con sotto della carta da forno e procediamo a creare tutti gli altri nostri involtini senza mai dimenticarci di togliere la nervatura centrale. Scegliete sempre voi, diciamo, più o meno quanto riempirli questi involtini. Come potete vedere, io li ho fatti belli cicciottini e possiamo metterci dei fiocchi di burro sopra e anche un bel filo d'olio extravergine d'oliva. La combo rimane perfetta e ancora una bella grattugiata di parmigiano. La cottura è facilissima, 10 minuti in forno sopra e sotto ventilato a 200 gradi e poi 5 minuti di grill per ottenere una buonissima crosticina. Ed ecco a voi, caponetto, un secondo piatto squisito.